Sapete, ragazzi, ho bisogno di stare un po' da solo. Per quale motivo, Yosef? Siamo tutti qui. Lo so ancora, però ho bisogno di riflettere. Buonimo. Chi l'avrebbe mai detto? Per tutto questo tempo. Mi manchi, mamma. Mi manchi, papà. Ma che gli è preso? Non lo so, Giulia, ogni tanto ognuno di noi potrebbe aver bisogno di stare un po' da solo. Alle volte ogni persona ha bisogno di isolarsi e chiudersi in se stessa per un po', magari qualche minuto e poi tornerà da noi. Ma sicuro che stia bene? Ma certo, Giulia, qui a Bonn gli abbattimenti sono costanti. Avrà avuto uno dei soliti abbattimenti. Sicuro, Filippo? Certo, Giulia, non ti preoccupare. Yosef, tutto bene? Sì, Gianni. No, ok. Tu che dici, Marilu? Marilu, pensaci tu. Dico di lasciarlo stare. Yosef avrà bisogno di un po' di tempo per se stesso. Secondo me la cosa migliore è lasciarlo in pace per adesso. Dopodiché, se vediamo che le cose si complichino, lo aiuteremo. Ma per adesso lasciamolo in pace. Perché sono sicura che questa è la cosa giusta. Se lo dice Marilu, allora è così. Beh, Naga, non esagerare. Non azzecco sempre tutto. A volte commetto anch'io degli errori. Però cerco sempre di rimediare. Cerco sempre di dare il meglio di me stessa. E se alle volte non ce la faccio, l'importante è provarci sempre. A volte fallisco, sì, è vero. Ma comunque anche in quelle occasioni so che ho dato il meglio. Ho dato il meglio di me stessa, in ogni occasione. Assolutamente sì, Marilu. Sei veramente speciale. Sei veramente fantastica. Anche tu lo sei, Cora. Mi piacerebbe che fosse notte per guardare il cielo stellato, per pensare alla mia famiglia, che è al di là di tutto. Chi l'avrebbe mai detto? Io, Summo, io in un mondo parallelo. Ancora non riesco a crederci. Io in un mondo parallelo. Pazzesco. Semplicemente pazzesco.
Yosef, che ti è successo? Niente, ragazzi. Avevo solamente bisogno di stare un po' da solo. Certo, assolutamente, ma inizialmente ci siamo preoccupati, così tutto ad un tratto. Non vi dovete preoccupare, ragazzi, sono cose che capitano. Visto, come dicevo io, tutto risolvibile. Ehi, ragazzi! Perché non mi raggiungete da questa parte? Ho delle cose da dirvi. Davvero molto interessanti. Birichina, spero tu abbia ragionato. Spero tu abbia preso la decisione giusta. E tu lo sai bene qual è la decisione giusta. La decisione altruistica. La decisione empatica. Lo scoprirai presto, Milo. Questione di tempo. Forza, raggiungetemi. Allora, Birichina, che cosa vuoi dirci? Siamo tutto orecchi. Semplice, Marilu. Ho deciso che cosa fare di voi. Finalmente, dopo tanto tempo, dopo tanta attesa. E che cos'è quell'affare? Niente che vi interessi. Più o meno. Si tiene in alto. È una specie di gabbia, una specie di recinto, come volete chiamarlo. E allora, per quale motivo dovrebbe interessarci? Per questo! No! Marilu! Ma che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? Semplice, Marilu. Ho deciso cosa fare di voi e ovvero tenervi chiusi qua dentro, come miei prigionieri! Che cosa? Che cosa? Bella sorpresa, eh? Lascia andare mia sorella! Invece no! Quale bersaglio sarebbe stato migliore della leader del College Slam Team per cominciare, eh? Rispondetemi! Che meglio di lei poteva inaugurare la gabbia! La vostra gabbia! Ma ci andrete tutti gradualmente, non è per adesso! Libera Marilu! Lascia libera! Lascia la sabbia andare! Non prendo ordini da voi, ragazzini! Sono io che comando, sono stata chiara! Lascia andare mia sorella! Ti prego, lascia andare mia sorella! Marilu! Marilu! Ti prego, Marilu! Cara! Cara! Marilu, no! No! Se vuoi tenere prigioniera lei, devi tenere prigioniera anche me! Oh, ma davvero? Ne sei proprio sicura? Come vuoi? Oh, povere le mie gemelline inseparabili! Sappiate che è proprio per colpa della vostra indissolubilità che il gatto matto e il pappagallo sono giallo sono morti! Lasciaci andare, Birichina! Lasciaci andare! Vai, vai! Mai e poi mai! Birichina, questo non è uno scherzo, ti avvertiamo, lascia libere Cora e Marilu, adesso! Mai, Filippo, puoi urlare quanto ti pare, tanto qui dentro ci finirete tutti prima o poi, è solo questione di tempo. Perché voi non abbandonereste mai le vostre amiche indifese, vero? Non le abbandonereste mai? Oh, quanto mi fate pena! E se avete intenzione di aprire la gabbia, sappiate che non funzionerà. Prima cosa perché è troppo alta e comunque non riuscirebbero ad uscire.
Seconda cosa, sappiate che io, d'ora in avanti, vi sorveglierò da qui. E di notte dormirò qui. Veglierò su di voi affinché siate ben tenuti sotto controllo. E sappiate, caro College Slam Team, io dormo con un occhio chiuso e un occhio aperto. Non sarà facile ingannarmi, anzi, sarà impossibile. Lasciate andare! Mai, Osaf, mai! Io dormirò qui. Sarete tenuti sotto controllo. Sotto il massimo controllo. E non potete fare proprio niente per liberare le vostre gemelline indifese. Proprio un bel niente. Cose imparate a mettervi contro noi strapotenti. Cose imparate. Siete voi che vi siete messi contro di noi. Siete voi! Ma davvero, Nag? Qui il coltello alla parte del manico ce l'abbiamo noi, sappiatelo sempre. E ora sparite! Prima che vi riduca in polpette, o prima che rinchiuda anche voi, qui dentro! Fate come ha detto, ragazzi, altrimenti finirete anche voi qui dentro! E vi assicuro che non è piacevole! Mario, non possiamo abbandonarvi, non possiamo abbandonarvi! Dovete farlo, Giulia! Non voglio che anche voi finiate qui dentro! Non voglio, ve lo dico io da leader. Scappate, allontanatevi da qui. Fate come ha detto. Noi sapremo cavarcela, non vi preoccupate. Oh, tanto prima o poi verranno loro anche loro. È solo questione di tempo. Per il momento fate come ha detto, ragazzi. Fidatevi di me. Fidatevi della vostra leader. Fidatevi di me, ragazzi. Andate. Dobbiamo andare, ragazzi. Cora Marilu, sappiate che faremo il possibile per tirarvi fuori! Faremo il possibile! Oh, voglio proprio vedere come farete! Ragazzi, dobbiamo fare il possibile! Stavolta è una cosa seria! Si è messa veramente male la situazione! Dobbiamo fare il possibile per tirarli fuori! Già, ma come, Nagga, come? Non lo so, Gabriele, ma dovremo pensarci! E anche al più presto! Stavolta è brutta, ragazzi! Stavolta è brutta!